È stata approvata nei giorni scorsi una delibera con cui si stabiliscono criteri e principi con cui sarà possibile assegnare alloggi alle famiglie del personale dell'esercito in servizio nel capoluogo nel progetto CASE, una convenzione per l'assegnazione degli alloggi alle famiglie dei militari. Ad annunciarle in una nota sono il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e l'assessore alle politiche abitative Francesco Bignotti. Il legame tra l'Aquila e l'esercito italiano è sempre stato contraddistinto da una reciproca collaborazione e comunanza di intenti, ha spiegato il sindaco. Sia nell'immediato post-sisma che nei mesi successivi la presenza dei militari è stata un supporto importante per le forze dell'ordine a presidio della sicurezza dei cittadini e del territorio. L'istituzione del battaglione Vicenza nella nostra città, con cui si formano professionisti in grado di intervenire in caso di emergenza, rafforza questo rapporto, ha detto il primo cittadino. Siamo pronti per la pubblicazione di nuovi bandi in grado di dare risposte all'emergenza alloggiativa di tutta la popolazione aquilana, tenendo conto di tutte le analisi svolte fino ad oggi e dell'ascolto del territorio, ha detto Bignotti. La convenzione che consentirà di assegnare alloggio alle famiglie dei militari è il frutto di un lavoro condotto in sintonia con il sindaco Biondi, l'assessore al patrimonio Guido Liris, e che è stato condiviso dall'intero esecutivo comunale.